Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova mappa di Duke Nukem 3D chiamata Going Postal. L'espressione in America è coniata per definire qualcuno che impazzisce. Is Going Postal. Tant'è che ci hanno fatto una serie di giochi sopra questa espressione, di cui penso li conosciate anche persino meglio di me. Allora, ragazzi, io prima di iniziare questo video voglio mandare un enorme abbraccio a tutti quelli che abitano in Emilia, che sto purtroppo leggendo delle alluvioni, e spero che almeno questi video da non so quanto, da 10-20 minuti, possano almeno aiutarvi a staccare dalle preoccupazioni della vita. Io faccio quello che posso, ovviamente, ragazzi, il mio cuore è con voi. Ok, iniziamo. Going Postal. Questa mappa, per coloro che non la conoscono, è definibile come una mappa piena di azione. Tante sparatorie, soprattutto verso la fine. Quindi, iniziamo con le torrette. Iniziamo con i Protector Drones. Mi avete chiesto precedentemente se l'Expander funziona con con il Protector Drone, ma non credo. E invece sì, funziona. Incredibilmente, solo che richiede veramente tanti colpi rispetto ai nemici quelli base. Vabbè che l'Expander è figo come arma, ma diciamo che, come avete visto, è più un'arma di flavor, non è un'arma utile quanto lo Shrinker. Allora, se mi ricordo bene, ma non c'era un segreto in quella finestra? Vabbè, comunque. Entriamo nell'ufficio postale, Going Postal, appunto per quello. Aprite tutte le zone e partiamo da destra. Come vedete qui. Ah, porca. Ok. Adesso lo facciamo esplodere. Non si sa mai. Ok. Vediamo se ci sono altre microcamere qui intorno. Ah, c'è un pickup. Ah, già. Qui c'è un muro finto, è vero. Purtroppo vi siete persi la frase di Duke che ha detto "Is going postal". Ancora. Ok. Bene, abbiamo fatto fuori anche questi pick-up. Allora, cosa stavo cercando? Vabbè. Sono abbastanza sicuro che questo nelle difficoltà inferiori non ci fosse. Ok. Ammo per l'expander. Che questa non si apre. Diamo i colpi. Ah, eccolo qua. Ecco cosa stavo cercando. Questo si apre e dentro c'è una shotgun. A dire la verità, lì dentro, cioè, in quel palazzo, sono abbastanza sicuro che ci fosse un segreto. Però non ricordo come si sblocca. Proviamo a tornare un attimo solo. Ma se perdiamo troppo tempo, lasciamo stare, ovviamente. Non so perché mi ricordo che. Ah, ecco. Ecco che cos'era. Era la fiancata del camion. Spammando barra si è attivato. E qui dentro ci dovrebbe essere il Devastator. Però a me interessavano più gli scarpini perché, come sapete, nello scorso livello li ho completamente consumati. Però il Devastator ci servirà anche quello. Lo useremo in questa mappa, vi dico solo questo. Ok, così vi metto hype per il Devastator, visto che lo uso veramente poco. Ok. Ok. Gli scivoli per la consegna della posta. Ci entriamo dentro. E vabbè. Ok. E anche questa è fatta. Come
Come vedete è una mappa molto più veloce, molto più improntata sul combattere soltanto. Onestamente credo sia una delle migliori del quarto episodio. Poi magari mi smentirete nei commenti dicendo no, Davi, magari. Sono sicuro però su una cosa, nessuno dice che Derelict è la mappa migliore. Per coloro che non conoscono Derelict, è la penultima mappa dell'episodio. Ed è una di quelle cose che dice sì, va bene che ci sia perché del build engine questa cosa, ma allo stesso momento dici guarda, se non la facevi era meglio. Allora, Pick up Bart. È una citazione ai Simpson. Se vi ricordate, era uno speciale di. No, non era uno speciale, era una puntata in cui Bart rimane al campetto di calcio e usa i suoi poteri per convincere Milhouse a scrivere quella cosa sul muro. Quando poi in realtà non si è capito come abbia fatto. Comunque, passate attraverso questo armadietto. Finché Protector Drone fa questo, non fa niente, premo la barra anche 200 volte. Però l'importante è che muoiono. Sembrava avessero difficoltà a colpirmi, quindi meglio così. Ok. Non c'è nulla qui dentro, va bene. Ma questa non si apre. Ci deve essere una switch segreta, probabilmente. Altrimenti perché entrare qui dentro? Ok, non so per qual motivo, ma i Protector Drone, il loro sangue adesso non mi danneggia. Vabbè. Comunque, vabbè, usciamo nel caso, torniamo qui dentro. Mi è stato detto soprattutto nei commenti che se venite shrinkati da un Protector Drone, questa cosa la devo provare. Potete usare le pillole per recuperare la vostra forma normale. Ok, avevo la chiave. Me ne ho completamente dimenticato di avere la chiave, ma va bene. Devo cercare di risparmiare colpi. Capirete dopo perché? Perché c'è veramente un'ondata di nemici verso la fine che potrebbe servirmi la mitragliatrice. Chi è? Ah, da qua. Allora. Chi è? Ok, proviamo. Voglio provare. Shrinkami. No, non artigliarmi. Shrink, shrink. Shrink. Vabbè. Ma allora sei stronzo, cioè lo fai soltanto quando non. Vabbè, però mira anche un po' meglio, dai. Ok, mi ha schiacciato, non ho potuto provare, aspettate. Forse sì, però non riesco a farlo perché questo è troppo. Ok, proviamo. No, con gli steroidi. Ah, con gli steroidi è vero, però dopo un po', però non è che dice per esempio il messaggio sei tornato a statura normale. Ok. Ok, comunque funziona. Era un quirk di Duke Nukem che non conoscevo. Buono a sapersi. Ok.
Abbiamo fatto fuori anche quest'altro protector drone. Andiamo sul carrello. Ripeto, scusate se mi ostino ad usare le pistole e queste armi qui, però vi assicuro che l'ultima ondata sarà veramente tosta da superare, eh? Occorrerà parecchia concentrazione, quella roba. Magari se quel pick-up moriva prima di darmi quel colpo, però vabbè, fa niente. E vabbè. Dove caspita devo andare? Il pick-up è quello più pericoloso al momento. Magari se morisse. Ok. Poi il trooper e poi poi il protector drone. Niente, uno più cerca di risparmiare colpi, più non ne trova più. Vabbè. Ok, abbiamo colpi per l'expander. Usiamoli per questo. Aia, mi sono fatto malissimo. Vabbè, fa niente. No, cacchio, sono scivolato dal co... Vabbè. Vabbè, abbiamo visto che di là bisogna essere... Guarda come mangiano quegli schifi, guarda. Ma da dove mi ha colpito qua? Ok, adesso scenderanno probabilmente. D'altronde li ho colpiti. Almeno abbiamo trovato un'arma da usare contro i protector drone. Perfetto. Ecco qua. Sono delle armi che tu dici, vabbè. Le uso perché le devo usare perché c'ho i colpi, però non è che ti viene proprio in mente la prima cosa. Ah, fammi usare l'expander. Ok, togliamo tutta sta roba di mezzo. Il gioco ha lagghicchiato un pochino con quell'esplosione multipla. Vabbè, comunque. Allora. Un altro protector non è andato. Allora, suppongo che bisogna fare così allora. Opla, ecco qua. Ah, questo ci permette di aprire. Vabbè. Schifo. Non so voi, a me sti cosi fanno veramente schifezza. Cioè, mi vanno. Vabbè. Erano già usciti dall'uovo, non avremmo potuto far niente. Ah, prima non ho subito danni dal protector drone. Che idiota, perché gli stivali che mi proteggono dai danni. Vabbè, io li miro. Questa era una cosa del build engine, purtroppo. Allora, di qua. Salviamo.
Eccoci tornati. Allora, scusate, era entrato un parente nella stanza. Allora, vediamo un po' se riusciamo stavolta. No, niente, non ho più colpi, devo usare forse il lanciarazzi, vabbè. Ancora. Siamo quasi vicini a quella battaglia che vi ho detto. Oh, santo cielo, siamo quasi vicini. Allora, sì, è questo vicolo qui. Però prima, appunto, dovete cercare di prevedere dove cadono. È un po' un casino, però. Perfetto. Ho colpi per il freeze thrower. Ok. Almeno questo. Allora, qua serve la chiave gialla. La chiave gialla è lì in fondo. Il problema è. Ora vi spiego tutta sta zona come va fatta. Allora, se voi entrate qui dentro, vedete che ci sono queste due switch. Lasciate perdere tutto. Se voi premete queste, potete far esplodere delle mine, ok? Cioè, c'è veramente tanta di quella gente, che non vi sto a dire. Quindi, come fare a sopravvivere? Noi dobbiamo giocare d'anticipo. Per la prima volta, le trip bomb ci torneranno utili. Poi, useremo queste come attacco iniziale. E poi useremo le mine. Ok. Per l'attacco finale. Sperando di sopravvivere perché non abbiamo colpi. Quindi dobbiamo usare per forza questi. Vi assicuro che è una battaglia che vedrete. Ok. Uno, due, tre. In fondo. Ok. Seconda. Io non so se avete capito, abbiamo usato tutti i proiettili del Devastator e tutte quelle trip bomb che avevo messo a terra. Ora, per questa zona qui, Ale. Come al solito faremo riferimento a quell'arma OP che è lo Shrinker, però vi assicuro che farla senza tutti quegli accorgimenti, vedete, è stata semplice, ma perché io già sapevo come sarebbe dovuta andare questa battaglia. Ma se voi non lo sapete, appena entrate lì, cioè vi ritrovate sommersi, ma proprio sommersi, perché poi c'è stata l'ondata di pickup, l'ondata di trooper e poi l'ondata anche di enforcer. Una roba che, ripeto, bello, ma come avrei dovuto saperlo in anticipo? Non puoi saperlo, infatti. E bene. Qui c'erano altri colpi del Devastator, andiamo a prenderli. No, 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 no. Ah. Beh, almeno siamo full della Reaper. Allora, adesso purtroppo dobbiamo perdere un po' di tempo a cercare le munizioni, perché fra poco dovremo lasciare il livello. Però, come avete visto, cioè, non è normale una cosa del genere. Cioè, bello, per carità. Ma abbiamo ammazzato se non una cinquantina di nemici in
In quanto? In una ventina di secondi, forse anche meno. Ok. Eh sì, abbiamo finito tutto perché qui non c'è più niente. Ho fatto in modo di liberarmi già di tutte le cose che... Allora, la chiave gialla era di qua. Ed ecco fatto. Going postal completata. Grazie per aver guardato. Adesso vediamo a quale mappa andiamo, che non mi ricordo. Ah, Triple Ecstasy, ok. Questa è carina anche. Bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me per questo video. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Grazie per aver guardato.